ridi, c'è Grasso? Fidami, cosa ridi? Cosa ridi? Quanti ridi? Allora, oggi abbiamo ascoltato anche Rove, che poi vedrete a breve sul canale. Lo vedete se attivate la campanella, che YouTube non manda più le notifiche. Invece parliamo di Rondo. Tra l'altro, Adderall, non so che mi vuol dire, è una macchina, è una borsetta, è un orologio. Chiedetemi cosa vuol dire Adderall, per favore. Se no, guardo io su ChatGPT. L'Adderall è una combinazione di sali di anfetamine, anfetamina e destroanfetamina, utilizzata principalmente negli Stati Uniti per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD, e la narcolessia. Vediamo cosa ha combinato, dai, sono curioso. Intanto adesso sta facendo il gommista. Sì. Ah, macchinetta che si è comprato. Dodge. Ha messo più 5 in Dodge. Comunque risparmia se la lava da solo. Io avevo la Twingo di quel blu lì. Sono un Crips. Però non avevi le fiamme. Non andare più veloce. Però quando mi è andata a fuoco, sì. Vai. È tutto così il video. C'è la controfigura, ve lo dico. Non era lui che sgommava. Ma sta in montagna. Mangia seduto, per favore. Ma quando comincia sta marcia l'audio? Ma a me piace così il video. È carino, 45 secondi di intro. Gli angeli. La fentanyl, vedi? Le convulsioni. È bravissimo. Vabbè, è bravissimo. Poi ci sono i cecchini. È bello questo video. È una figata. 1:19 di niente. Adderall, stai zitto. Adderall vuol dire sballarsi nella neve, mi sa. Ok, ha cambiato outfit. Meno male. Si mimetizza e gli ops non lo vedono. È diventato tutto. Vai, piglia la pillolina blu. Ah, Viagra ha preso. Sì, con la codeina. Che non sai che succede. 1:44. Ma cosa sta? Non capisci. Sto per Wayne. Spararmi in bocca. Ma che video è? È diventato Sabretooth. Oh, grazie a Dio. Zitto. Ah no, ho visto che durava 4 minuti e 30. La reaction finisce qua. Sì, perché. Ah, è una droga, Edera. Spinavamo il blocco, la gun e la bandana. Spinavamo il blood con la gun e la bandana. Sì. Allora, tutto fatto di Adderall. Però spinniamo il blood anche noi, ragazzi. Spinnate il like, raga. Stai parlando troppo, chiudi con la bocca, sciara. Sciara. Ciao. Se che ne porto attenta come Curry, come Denzel. Non mi paragonare, questi sono tutti edge. Alla pussy così wet. Sì. Sì, perché se lo fa male. Ti colpiscono dal back. In galera io non ci sono mai. Ah, bravo. Sono furbo perché pago un buon avvocato. Bravo. Se ci riesco e dopo droppo un album. In 3 anni di carriera sono Jarro nell'auto. Mentre parla mi sembra un ritardato. Io mi sento che comunque qualcosa. Spinavamo il blocco, la gun e la bandana. Cosa? Questa italiana, culo grosso alla Montana. Giravo con gli switches, con le Glock, con il laser. Dei Yetme. La madre dei tuoi figli ha OnlyFans. La sua pussy costa meno del mio Netflix. È vero. Dissing a Mr. Man. Sì. Puoi provare a fottermi, ma sei un bitch ass, quindi non ci riesci. Un bitch ass. Capito il clickbait, raga, fermo. Cosa? Sei minore. Spinavamo il blocco, la canna e la bandana. Pezzo è figo. Ma cosa? Questo. Ah, ecco. Ma queste bitch non vedo differenza. Ma non finisce più. No, zitto. Questi sono tutti haters. Comunque è meglio di Rova, Sì. No way. Sei. Allora. Grazie, Rondo. Due cose. No, vuoi farmi un quarto d'ora di intro anche tu? Mi è piaciuto molto il fatto che lui comunque gli è rimasta qui questa cosa di Mr. No. Che gli rompe il cazzo in trasmissione e quindi lui ha dovuto dissarlo. Sì. Comunque ha fatto anche un'analisi di mercato sui prezzi. Allora, io di Netflix pago questo, OnlyFans pago questo, alla fine Netflix ho più contenuti. Certo, perché sì, esatto. Quello poi è sempre quello. Sì, sono d'accordo con te. Comunque se sei un vero GT per il fentanyl, non l'Adderall, che poi fai l'angelo della neve tutto spastico. Sto pazzo. Pazzo non mi è piaciuto per niente. A me è piaciuto il ritornello perché me lo sono immaginato nel club. Anche io ci ho provato. Alcune cose sono interessanti. Belle le però secondo me il pezzo in sé è molto da... Secondo me è una promo per il disco, semplicemente. Esatto. Allora, se me la passi così, io sono d'accordissimo. Molto bello anche, sì, il fatto che ha trovato questo nuovo modo per autopromuoversi, nonostante tutti non lo autopromuovano. Ed è una figata, bravo Rondo. Guarda che ha fatto un prodotto audiovisivo, perché alla fine non è una canzone, erano 2-3 tormentoni, slide, no? Speriamo che il disco non sia così, anzi sia più rap, come ci ha abituato ultimamente. Ti prego. Secondo me non è stupido.
non è stupido, non è mai andato in galera perché musicale. Non è stupido. Se ci va esce con un disco, ma quello mi sa che anche il tuo amico esce con un disco, non ti preoccupare. Poi adesso capiamo anche chi dei due farà più numeri, perché a questo punto però insomma, impegnati Rondo, perché io ho tante speranze per te qua. Non basta drogarsi, devi anche farti un po' di galera se vuoi fare un disco che vende, ecco. Anche perché adesso io, Rondo, te lo dico, sei pieno di hater e un po' l'attenzione è scemata, o ti fai arrestare o guardi fai un tuoi disco amici. Bello, no, non serve il disco bello, serve fare le minchiate. Rondo, come te sono un sognatore, io pensavo che i dischi belli fossero importanti, ma vedo che no. Ascolta me, paga qualcuno per pagare qualcuno per farti fare un finto attentato. Bravo. È l'unica Russia. No, la Russia no, quella è stata che ha pagato. Sì, intendevo come la Russia per la situazione. Certo che i russi sono proprio stronzi a mettersi in mezzo a tutte ste basinato, eh. Come mai? Mettiti da un'altra parte. Come mai?